via Vivaldi, guardate le fiamme alte, e quindi questa caratteristica, c'è questa caratteristica, questa peculiarità degli incendi in città, fiamme che hanno sfiorato anche le centraline, come vedete, addirittura i residenti, si sono improvvisati i pompieri, poi c'è stato l'intervento, guardate cosa è successo, qui siamo nella zona centrale di Latina, siamo addirittura in Piazza Moro, nella zona di Piazza Moro, ma ci sono stati altri incendi oggi, è stata un'altra giornata davvero particolare, perché? Perché anche nei pressi di Borgopiave le fiamme hanno interessato i campi, addirittura vicino all'Istituto Agrario San Benedetto. Altri incendi ci sono stati nelle zone della città, nelle zone periferiche, in via Amacchia, sono andati in fiamme addirittura numerosi pneumatici, erano nascosti tra le sterpaglie. Incendi anche in via Acque Bianche, praticamente una traversa della strada provinciale che conduce a Borgo Podgora, e poi, come dicevamo, tanta paura nel centro di Latina, anche in via Rossetti, nel parco di via Rossetti ci sono stati dei focolai, e poi tra via Donizetti e via Vivaldi, proprio nella zona di Piazza Moro, a cui si riferiscono le immagini che state vedendo, girate dalla nostra troupe, dal nostro Luigi Papa, ma insomma tanta paura, e soprattutto un fatto che è al vaglio anche degli inquirenti, degli stessi vigili del fuoco. L'opera, anche l'opera di questi incendi in città, è opera dell'uomo, quindi dei piromani. Andiamo invece anche vicino a Aprilia, c'è stato un violento rogo, anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile a Campoverde, su un terreno che praticamente ha interessato anche la capanna murata, come vedete, mai aperto, e quindi è andato completamente distrutto, interessato dalle fiamme. Nella zona di Campoverde sono intervenuti, come dicevo, i vigili del fuoco e anche volontari dell'associazione Alfa di Aprilia. Anche la zona di Campoverde è interessata ormai da tempo da questi incendi, anche qui il sospetto che siano appiccati dall'uomo, quindi sia l'opera di alcuni piromani. Ricordiamo che nei giorni scorsi c'era stato anche l'incendio al capannone dell'ex cooperativa Isola Bella, anche questo nella zona di Campoverde. Insomma, è stata un'altra giornata di duro lavoro per quanto riguarda i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Dagli incendi, le temperature elevate all'altra faccia della medaglia, l'estate assurda per la siccità e l'emergenza idrica che riguarda la provincia di Latina. I problemi nel sud pontino continuano, anche ieri, primo fine settimana, lamentele dei turisti, difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico in tutto il sud pontino. Ieri e anche stamattina proteste e telefonate al nostro centralino dagli abitanti di Latina Scalo per un guasto durante la riparazione presso la centrale di Ninfa, insomma è mancata l'acqua in alcune zone, poi è ripreso il flusso ma arrivava davvero pochissima acqua, e ci sono state telefonate infinite alla nostra redazione per le proteste. Ancora oggi altre telefonate sono giunte al nostro centralino da Sezze, perché anche a Sezze, in alcune zone di Sezze, continua a mancare l'acqua e continuano ad esserci interruzioni. Purtroppo, insomma, è un'estate caratterizzata da questa problematica e in qualche caso bisogna parlare di disservizi. Apriamo la pagina della cronaca nera, e purtroppo l'incidente mortale nella notte che si è verificato sulla Nettunense, a perdere la vita una ragazza di appena 29 anni, Silvia Acera, è rimasta coinvolta in questo incidente stradale su uno scooter guidato dal ragazzo che è ricoverato a Roma in gravissime condizioni. La ragazza invece stamattina è morta a causa delle gravi ferite. Silvia Cera aveva 27 anni, l'incidente, ripeto, nei pressi del Cavalcavia, che sovrasta la via Nettunense e la ferrovia, purtroppo l'ennesima giovane vittima sulle strade del nostro comprensorio.